Quadruplo maschile, ora sì che bisogna concentrarci, abbiamo un'altra gara importante, i migliori sono stati la qualificazione la Russia, quest'anno i migliori invece a livello mondiale come tempo sono gli ucraini. Chi vinse la Coppa del Mondo lo scorso anno è la Germania di Krune, Schulze, Fende e Schoff. E qui abbiamo Italia, Polonia, Russia, Estonia, Canada, Norvegia. Andiamo ovviamente per ordine. Eccoli qui, attenzione. È stato anche Romano Battisti. Però non c'è, io credo sia un errore, perché è Francesco Cardaioli, io vedo. Quindi chiaramente c'è un errore nella grafica loro, eh. Ah, normale, è quello là. C'è, no. Abbiamo visto bene. La sostituzione è successiva, credo quella di Emanuele Fiume. No, Battisti con Cardaioli. Battisti con Cardaioli, sì. Scusate la confusione, però insomma, riconoscendoli erano loro. La grafica dice, la lista dei partenti dice altro. Abbiamo questo però ordine. Battisti, Sartori, ricordiamoli loro in doppio, l'unica medaglia d'argento a Londra, questa invece è la Polonia, prende adesso posizione al molo, la Polonia guidata da Viktor Chabel, prende ora posizione, vanno ad allineandosi le barche, poi la Russia, l'Estonia, eccola qui la Russia di Sergei Fedorovtsev, questa è una barca molto interessante, sono forti, straordinari. Insomma, ricordiamo che sono quelli che hanno avuto in quell'anno in Coppa del Mondo il miglior tempo in assoluto. C'è anche Vladislav Rybachev, Morgachev e Kosov, non c'è più Svirin, è stato sostituito chiaramente da Artem Kosov. A Lucerna nel 2012 timbrarono un 5-33. Poi abbiamo il Canada con questa maglia nera stile Kiwi, stile Nuova Zelanda. E la Norvegia poi in acqua 5 guidata da Erik Solbakken, questa è l'Estonia invece di Kasparta Imso, Tonu Hendriksen, Allar Raja e Andrei Jamsa. Kasparta Imso in assoluto in Estonia è uno dei migliori capoga in assoluto nella storia. La Norvegia invece è quella qui di Erik Solbakken, Martin Elset, Joachim Bønne e Jakob Nils Hoff, anche se sarebbe più corretto Jakob Nils Hoff. Occhio in acqua 1, noi avremo lo sguardo lontano, lo sguardo lungo in alto sopra il video, sopra il televisore, per vedere cosa succede. I nostri Fiume, Giacomo Gentili, Alessio Sartori e Romano Battisti. Sì, anche qui Marco una bella lotta, perché bisogna tener conto che degli equipaggi in partenza quest'oggi soltanto la Polonia e l'Estonia sono già qualificate per le Olimpiadi, gli altri quattro equipaggi devono ancora staccare il pass per Rio. L'Italia che fa alcuni cambiamenti dovuti appunto al doppio che non si è qualificato, esatto, per la finale e dal fatto che Francesco Cardaioli ha avuto un problema fisico, sale in barca Romano Battisti, sì, Prodiere. Quindi vedremo o cerchiamo di capire, perché mi sembra Cardaioli adesso che sia a capovoga. Capovoga è Cardaioli, sì, Battisti è l'ultimo. E Battisti è l'ultimo. Perché abbiamo terzo poi Alessio Sartori e Fiume secondo, quindi. Giusto? No, con Giacomo Gentili. Con Giacomo Gentili, pardon. E Romano Battisti al quarto. E Romano Battisti, sì. Hanno un po' mischiato le carte. Barca azzurra che comunque ha fatto vedere delle discrete cose al Memorial Paolo d'Aloi, dietro soltanto a un ottimo Canada che ha dimostrato di essere un bellissimo equipaggio, soprattutto con una grandissima forma. Canada che si è allenata proprio qui vicino a Pusiano, lago che è proprio vicino Varese, poi è venuta in trasferta a Piediluco e è ritornata sempre in Italia qui a Varese, quindi ormai sono presenti qui in Italia già da moltissimo, preferiscono allenarsi qui, ma perché si sa, in Italia oltre ad allenarsi bene si mangia anche bene. Ricordiamo l'importanza di questo lago per le nazioni che vengono ospiti proprio qui su questo meraviglioso specchio d'acqua.
Ed eccole qui, quindi attenzione all'Italia che è lì, la Russia, l'abbiamo detto, è certamente molto molto forte, la barca di Sergei Fedorovtsev, già detto, straordinari, hanno loro il miglior tempo in Coppa del Mondo in assoluto, Lucerna nel 2012, hanno sempre fatto vedere delle cose molto importanti a livello olimpico, a livello mondiale, barca fortissima, la nostra non è da meno, ma certo va ricostruita. La barca che per decenni ci ha dato soddisfazioni, ora siamo a 6 distanti, a 4.32 addirittura ultimi, non ci aspettavamo molto, bisogna dirlo, insomma una barca sperimentale, si sta cercando di ricostruirla, di ritirarla su, di reinserirla in una flotta che sia vincente, e questo è il Canada invece di Pascal Lossier, Will Dean, Michael Gibson e Julian Bahain, classe 1986. Occhio alla Russia e all'Estonia, la Russia al centro, molto bene, prova a farsi vedere anche la Norvegia di Erik Solbakken, eccola qua, la barca norvegese. Sì, bella la barca russa, Russia che ha fatto moltissimi cambiamenti all'interno della propria squadra, ha qualificato l'otto lo scorso anno, mettendo proprio dietro l'Italia, quinti. Controllando la barca azzurra, quindi è l'ultima posizione per garantirsi il pass per Rio, poi hanno smontato l'equipaggio, probabilmente hanno pensato la medaglia non la andiamo a prendere in otto, abbiamo qualificato l'equipaggio, puntiamo su altre imbarcazioni, e adesso hanno messo in campo un meraviglioso 4 di coppia che in batteria ha fatto registrare un ottimo 5.40 tempone e oggi sta dominando proprio sul Canada, Canada che comunque aveva fatto vedere bene proprio a Piediluco, ma Italia che c'era arrivata assai vicino, oggi Italia molto dietro qui a metà gara, paga addirittura, vediamo il rilevamento cronometrico, Canada 1.66 dalla Russia e Italia circa a oltre 7.59, veramente un ritardo in quadruplo veramente importante, sì, molto molto ampio, è vero. Russia-Canada, la Russia al centro, il Canada che controlla, si è girato a sinistra per vedere dove fosse la barca russa, Pascal Lussier e Julian Bahain, il prodiere. Questa invece è la Norvegia, come detto, di Erik Solbakken, Elset, Bohen e Hoff. L'Italia comunque che prova a risalire verso la quinta posizione, attualmente al sesto posto, però a risalire in qualche modo sarebbe comunque una piccola indicazione, quantomeno cercare di far meglio. 34 colpi, i colpi più alti sono quelli della Federazione Russa. Come detto, la barca da battere certamente in questo quadruplo, in questa Coppa del Mondo qui a Varese. Una barca anche in prospettiva molto forte, molto solida, un canottaggio eccellente. Italia che ha una tradizione in questa imbarcazione non indifferente, siamo come campioni la olimpici. Calcolando che, perdonami, fino a Pechino ci fu questa diarchia, no? Ci fu questa lotta tra Polonia e Italia, oggi si ritrovano in prima in acqua 1 e in acqua 2. Difficoltà, però è vero, hai ragione, non c'è dubbio, ci sostiene una grande tradizione, una grande storia. Sì, ha detto bene, Polonia che ha vinto in maniera indiscussa per un quadriennio, andandosi poi a imporre alle Olimpiadi di Pechino, Italia che lì fu seconda, ma ricordiamo che l'Italia ha una tradizione in questa imbarcazione non indifferente, primi alle Olimpiadi nell'88, primi nel 2000, argento a Pechino, più volte sul podio più alto del mondo ai campionati campionati del mondo, quindi di sicuro Italia che è chiamata a qualificare questa imbarcazione adesso a Lucerna, ma soprattutto a convincere, perché l'Italia merita un posto di prestigio, sì, nel 4 di coppia, e merita comunque di continuare questa scia nella tradizione di questa imbarcazione. Russia 37 colpi, addirittura aumenta il vantaggio, 19.8, sfiorano i 20 km orari, il Canada aumenta anche il Canada più o meno a 20 km orari, ora tutte provano l'attacco, l'Italia anche si porta 37 colpi, però è distanti assai, meglio solo della Norvegia sin qua, prova anche l'attacco all'Estonia, è la parte finale, andremo a vedere il piazzamento conclusivo degli azzurri, però bisogna certamente celebrare al centro la Russia, l'abbiamo detto in fase di presentazione, è la barca più forte in assoluto, con Fedorovtsev, grandissimo capoca lì al centro, vanno a vincere Rybachev, Kosov e Morgachev. Kosov è stato inserito da un paio d'anni al posto di Sergei Svirin, bene però, molto bene la Russia, bene anche il Canada e poi l'Italia che prova a risalire nella parte finale, però il piazzamento d'onore per la terza piazza è della Polonia che va a prendersi il terzo posto, Italia che arriva quinta
laggiù in fondo in acqua 1, con i tentativi provati da Battisti, da Sartori, la loro grande voglia, la loro grande capacità. Certo, ripetiamo, insomma, merita di più questa barca, si sta lavorando affinché questo di più che in passato era torni anche nel futuro. Sì, ma al momento siamo lontani e non di poco dai battistrada, Russia su tutte. Ricordiamo che mancano Germania e Australia, i due equipaggi più forti in questo momento in questa specialità, i campioni olimpici e i vice campioni olimpici, quindi di sicuro ci sarà molto da vedere, soprattutto in chiave qualificazione e poi eventualmente in chiave olimpica. Ed eccolo, immagine, rallentatore della Federazione Russa. Vittoria meritatissima, veramente eccezionale di Fedorov, Rybachev, Kosov, Morgachev, come dicevamo. E questa invece è la barca estone di Kasparta Imso. Ci aspettava forse qualcosa in più dall'Estonia? No, ha fatto il suo, dici, in linea. Silenzio ha senso. No, comunque parliamo di un'Estonia che lo scorso anno fu terza ai campionati del mondo, ma comunque ci ha sempre abituato a prestazioni altalenanti, quindi non mi stupisce la cosa, ma bellissimo l'equipaggio russo che ha dimostrato già dalle eliminatorie di essere l'equipaggio più in forma.